ufficialmente eletto oggi il nuovo segretario provinciale di Azione, Alessio De Giglio. Una soddisfazione. Poi avete detto, insomma, c'è anche il direttivo, i vice segretari. Intanto partiamo dalla tua nomina. Sì, dopo un periodo di commissariamento di qualche mese è arrivato il congresso. Questa è una decisione che si muove su tutto il territorio nazionale. Il Partito Romano ha deciso di fare questa operazione dei congressi. Un grande compito, un grande lavoro davanti, una bellissima squadra. Io ringrazio l'onorevole Sottanelli per aver confermato la fiducia nella mia persona. Ringrazio Libera D'Ameglio e Ivano Capriotti, che saranno i miei vice segretari. Ringrazio Gabriele Recchiuti, il presidente del partito, il tesoriere Carlo Gaita. Da lunedì operativi, perché abbiamo questa prima scadenza elettorale, che è il rinnovo del Consiglio Provinciale. Ecco, in tal senso, se ci può, insomma, anticipare qualcosa, insomma, c'è il rinnovo del Consiglio Provinciale e poi ci sono le candidature regionali. Sulle candidature regionali, questo parto dalle regionali, questo partito sta lavorando per cercare di avere titolarità su tutti i territori della provincia. Ci sono persone che si sono avvicinate, che sono entrate nel partito, che hanno già avviato un percorso e che hanno dato la loro disponibilità per la candidatura. Quindi è un lavoro certosino che stiamo facendo, sentendo i territori. Sulle provinciali, un attimo di pazienza. Convochiamo questo nuovo direttivo provinciale, e spero già dal prossimo fine settimana di potervi comunicare qual è la decisione del partito. Soprattutto adesso ci saranno un po' di situazioni anche che si potrebbero riverberare proprio sulla provincia e sul comune, su talune candidature. Si parla anche di Valdo di Bonaventura come possibile candidato, anche se non c'è nulla di ufficiale. E quindi in questo momento Alessio Di Giglio, per esempio, è all'opposizione al comune di Teramo, però io sono stato eletto dai cittadini per cercare di fare nel miglior modo possibile gli interessi dei cittadini. Sono all'opposizione, ma sono stato anche quello che ha votato una mozione del Partito Democratico. Questo che significa? Significa che se da parte di questa amministrazione arrivano provvedimenti che sono in linea, nelle corde di quello che è il programma di Azione, di quelli che sono gli interessi soprattutto dei cittadini, io non ho nessun problema a votare in modo positivo. Certo è che ci sono delle cose che magari devono essere trattate con maggiore attenzione. Mi riferisco per esempio al piano, al PUMS, che insomma io ancora non ho modo di vedere le carte. Rumors di stampa mi dicono che i commercianti che cominciano a chiamare, insomma ci sono dei lavori che vanno fatti in un certo modo. La politica è una cosa seria, la politica, il governo di una città, l'amministrare una città ha bisogno di tempi e di spazi concreti. Io ci sono, di volta in volta valuterò quello che è l'interesse per la comunità.